Vertenza Riello, dopo il vertice con l'azienda e la regione, stamane assemblea dei dipendenti dello stabilimento di Cepagatti che il gruppo industriale ha deciso di chiudere. I lavoratori si sono confrontati e hanno votato a favore dell'ipotesi di accordo presentata ai sindacati dai rappresentanti della Riello. 65 favorevoli, 14 contrari. Riccardo Nunziato, Wilm Will Chieti Pescara e Alessandra Tersigni, FIOM CGL. La votazione ha dato ragione a coloro che vogliono accettare questa ipotesi d'accordo. Naturalmente ci sono stati anche i contrari, ma la cosa che ci fa più piacere a me personalmente è quella che tutti i lavoratori hanno preso una loro decisione, sia in maniera favorevole a questa ipotesi d'accordo che contrari. L'unica cosa che mi fa piacere è che non ci siano stati astenuti e quindi tutti loro hanno potuto prendere liberamente la propria decisione. I sindacati però sono divisi, mi pare di capire, no? Alessandra Tersigni, perché voi che cosa chiedevate invece? Innanzitutto non volevamo già decidere oggi le sorti e la conclusione della vertenza. Ci siamo sentiti ricattati per poter buttare giù un documento che invece poteva essere ancora discusso il 29, visto che ci sarà un nuovo incontro, e avevamo ancora fino al 12 novembre di tempo per ridiscutere tutti i punti. In più questo è un accordo, comunque un'ipotesi di accordo monca di una parte fondamentale, che è quella della reindustrializzazione. Nessuno in quel tavolo di ieri, tranne la FIOM, credeva nella reindustrializzazione, perché di fatto né la regione né Confindustria né l'Ariello hanno voluto vincolare chi acquisterà questo sito, chi reindustrializzerà qui all'Ariello, per riassumere i lavoratori che non rientreranno nella procedura di incentivo all'esodo. Quindi i lavoratori che resteranno senza un lavoro non avranno un'occupazione. Quindi è un accordo per noi incompleto e insoddisfacente. La Wilm invece è d'accordo su tutti i punti? Avendo mandato per questa ipotesi d'accordo, cercheremo di migliorare il migliorabile, però per noi era fondamentale partire da una base. È l'unico modo per essere tutelati è l'ipotesi d'accordo, perché non vogliamo che in qualche maniera l'azienda il giorno 29, venerdì, in incontro in regione, possa tornare indietro sulle decisioni prese al tavolo di ieri.